Viviamo in una società opulenta, ma fino a quanto potremo vivere in una società opulenta come la nostra? Le condizioni che c'erano prima esistono ancora oggi o sono mutate? A queste domande io ho cercato di dare delle risposte, partendo da uno schema che può essere così riassunto. Quando ci sentiamo male andiamo dal medico, il quale la prima cosa che fa ci fa fare l'analisi. Perché così? Dalle analisi lui rileva la situazione del paziente e fa una diagnosi. C'hai colesterolo alto, c'è la glicemia alta o altre cose, non le sto ad elencare. Dopodiché si passa alla fase della terapia. Quindi bisogna fare analisi, diagnosi e terapia. E io questo ho cercato di fare, partendo dall'antichità, mi sono permesso di scomodare Aristotele, passando poi per San Tommaso d'Aquino, Machiavelli, Marx, fino ad arrivare agli economisti più noti, importanti e accreditati, che sono Keynes, ma anche per me il socialista Proudhon, e quindi attraverso un excursus storico, socio-economico, arrivare a dire perché siamo arrivati dove siamo arrivati, analisi spietata, mi sono posto delle domande e ho cercato di dare delle risposte. Quindi, perché tu dici hai scritto questo libro? Ecco, il libro l'ho scritto per cercare di farmi le domande e darmi delle risposte. Vaccino rivoluzionario, quindi, significa un vaccino che, dando soluzioni che non possono che essere rivoluzionarie, perché di rivoluzione oggi abbiamo bisogno, non di altro, non rivoluzione naturalmente si intende con rivoluzione pacifica, senza usare le armi, ma sempre di rivoluzione si tratta, perché i problemi da risolvere sono tali e tanti che solo una rivoluzione che non guarda più in faccia né a destra né a sinistra, ai vecchi schemi ideologici, ai vecchi schemi economici, politici, sociali, può arrivare ad una soluzione vera, concreta, delle problematiche che poi, adesso andremo naturalmente, penso, tu mi farei ad esaminare compiutamente.